C'è anche Jean-Claude Juncker, quindi sicuramente lo vedrò. Ci incontreremo e sarà un'occasione anche per continuare il dialogo. Parlando di questo, il ministro Salvini ha tirato una linea rossa dicendo non si scende oltre lo 0,2 di ulteriore taglio del deficit, quindi massimo il 2,2. Secondo lei è un tipo di soluzione che l'Europa può accettare? L'ho dichiarato più volte, noi non scendiamo al di sotto di quelle che sono le riforme che abbiamo, per cui ci siamo impegnati di fronte al popolo italiano e agli italiani. Su quello è la linea rossa sono le riforme, senz'altro.